Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Vigamox Fide Farmaceutici S.p.A. Ultimo aggiornamento. 17 novembre 2021. Cos'è Vigamox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Vigamox durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Vigamox? Vigamox è un farmaco a base del principio attivo moxifloxacina cloridrato, appartenente alla categoria degli antibatterici chinolonici e nello specifico fluoroquinoloni. È commercializzato in Italia dall'azienda Fide Farmaceutici S.p.A. Vigamox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dal Portogallo, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dal Portogallo, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dal Portogallo, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dal Portogallo, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dalla Romania, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dalla Romania, Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione 1 flacone da 5 ml, importato dalla Spagna. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Novartis Pharma S.p.A. concessionario Fide Farmaceutici S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe C, principio attivo moxifloxacina cloridrato, gruppo terapeutico antibatterici chinolonici, forma farmaceutica collirio, indicazioni trattamento topico della congiuntivite batterica purulenta causata da ceppi sensibili alla moxifloxacina, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 1. Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. Posologia: posologia uso in pazienti adulti, inclusi gli anziani, e 65 anni, la dose è di una goccia 3 volte al giorno nell'occhio barra e affetto barra i. L'infezione normalmente migliora entro 5 giorni e il trattamento dovrà poi essere continuato per altri 2-3 giorni. Se entro 5 giorni dall'inizio della terapia non si osserva alcun miglioramento, la diagnosi barra o il trattamento dovranno essere riesaminati. La durata del trattamento dipende dalla gravità del disturbo e dal decorso clinico e batteriologico dell'infezione. Popolazione pediatrica: non è necessaria alcuna modifica della dose. Uso in pazienti con insufficienza epatica o renale: non è necessaria alcuna modifica della dose. Modo di somministrazione: solo per uso oftalmico. Non usare per iniezioni. Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione non deve essere iniettato sotto la congiuntiva e nemmeno introdotto direttamente nella camera anteriore dell'occhio. Per impedire la contaminazione della punta del contagocce e della soluzione, si deve porre attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici con la punta del contagocce del flacone. Al fine di impedire che le gocce vengano assorbite attraverso la mucosa nasale, in particolare nei neonati o nei bambini, i dotti nasolacrimali devono essere tenuti chiusi con le dita per 2-3 minuti dopo la somministrazione delle gocce. Dopo aver tolto il tappo, se l'anello di sicurezza si è allentato, rimuoverlo prima di usare il prodotto. Se viene usato più di un medicinale topico oftalmico, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 5 minuti. Gli unguenti oculari devono essere somministrati per ultimi. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ad altri chinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego in pazienti a cui sono stati somministrati chinoloni per via sistemica: sono state registrate reazioni di ipersensibilità, anafilattiche, gravi ed occasionalmente fatali, alcune successive alla prima dose. Alcune reazioni sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono stati effettuati studi di interazione specifici con Vigamox 5 mg/ml collirio, soluzione.
Data la bassa concentrazione sistemica di moxifloxacina a seguito della somministrazione oculare topica del medicinale, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Vigamox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Vigamox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza non vi sono o sono disponibili in numero limitato i dati riguardanti l'uso di Vigamox in donne in gravidanza. Tuttavia, non sono previsti effetti sulla gravidanza in quanto l'esposizione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vigamox non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari, tuttavia, come con qualsiasi collirio, l'annebbiamento transitorio della vista, nonché altri disturbi della visione, possono pregiudicare la capacità di guidare e utilizzare macchinari. Se si manifesta un offuscamento della visione dopo l'instillazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza in studi clinici che hanno coinvolto 2252 pazienti, Vigamox è stato somministrato fino a 8 volte al giorno, con oltre 1900 di questi pazienti trattati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La capacità limitata del sacco congiuntivale di trattenere i prodotti oftalmici esclude praticamente qualsiasi sovradosaggio del medicinale. La quantità totale di moxifloxacina in un singolo contenitore è troppo piccola per indurre effetti avversi in seguito a ingestione accidentale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici. Antinfettivi, altri antinfettivi, codice ATC. S01A e 07. Meccanismo d'azione. La moxifloxacina, un fluorochinolone di quarta generazione, inibisce la DNA girasi e la topoisomerasi IV necessarie per la replicazione. Proprietà farmacocinetica. In seguito a somministrazione topica oculare di Vigamox, la moxifloxacina è stata assorbita nella circolazione sistemica. Le concentrazioni plasmatiche di moxifloxacina sono state misurate in 21 soggetti di sesso maschile. Dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo a seguito di somministrazione oculare, il che indica una scarsa rilevanza clinica. Come elenco degli eccipienti sodio cloruro acido borico acido cloridrico e barra o sodio idrossido, per la regolazione del pH, acqua depurata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.